Benvenuti all'appuntamento con l'informazione da Tergian News e apriamo riferendoci ancora all'episodio di discriminazione avvenuto in una scuola di Foligno. E interviene il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. L'episodio di Foligno, dice il ministro, è stato da me condannato subito, senza se e senza ma. Appena ho ricevuto la relazione sono subito intervenuto. Era un docente a tempo determinato, licenziarlo non mi sembrava opportuno. Ho chiesto la sospensione e ho dato avvio al procedimento disciplinare. Siamo stati tempestivi. L'aspetto positivo di questa vicenda bruttissima è stata la solidarietà data dai compagni al bambino vittima di questo episodio. È quanto ha dichiarato il ministro eh, dell'istruzione Marco Bussetti a Radio Padagno. E torniamo a Perugia, parliamo della cerimonia inaugurale dell'anno di studi al Onaosi di Perugia, l'istituto eh, che assiste gli orfani dei sanitari italiani. È intervenuto alla cerimonia inaugurale l'ex ministro della Sanità Rosi Bindi, che ha eh, dissertato sul, eh, 40 anni, sui 40 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Il servizio. Una approfondita e dettagliata riflessione sui risultati raggiunti a 40 anni dall'Istituzione in Italia del Servizio Sanitario Nazionale ha costituito l'oggetto della Lexio Magistralis dell'ex Ministro della Sanità Rossi Bindi che è intervenuto alla cerimonia inaugurale dell'anno di studio Unaosi 2018-2019 presso il Teatro del Collegio Unico di Perugia. Che la salute è un bene fondamentale che si assicura non in base alle risorse di cui uno dispone ma in base alle necessità effettive e non si limita a curare malattia ma a garantire appunto salute. È la più grande opera nazionale insieme alla scuola pubblica. Oggi la sanità italiana soffre di un sottofinanziamento, eh, si dice solitamente che la sanità costa troppo, bene in Italia costa meno che altrove e grazie a un sistema universalistico continua ad assicurare indicatori di salute migliori di quelli di altri paesi. Purtroppo il sottofinanziamento ha provocato l'aumento della spesa privata e la spesa privata reintroduce elementi di disuguaglianza. E come tale è necessario, fondamentale, che vengano aumentate le risorse, che naturalmente queste vengano spese in maniera adeguata, senza gli sprechi, che venga davvero razionalizzata la spesa, ma non si può continuare a privare il Servizio Sanitario Nazionale di risorse efficaci. La finalità dell'ONAOSI è stata ribadita dal Presidente Serafino Zucchelli nel corso della sua relazione. In questi anni è rimasta fedele alla sua missione originaria, sostenere, educare, istruire e formare i figli orfani di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere al mondo professionale e del lavoro. Nel tempo, a questo obiettivo sono aggiunte anche forme di sostegno per sanitari in condizioni difficili. Uno dei primi esempi di mutuo soccorso in Italia, che tra l'altro ha sempre potuto contare esclusivamente su risorse e finanziamenti raccolti fra i lavoratori delle categorie sanitarie. Nessun ricorso ad alcun finanziamento pubblico, né diretto né indiretto. Al momento sono oltre 145.000 i contribuenti che assicurano i fondi necessari per l'attività attività delle tramite trattenute sullo stipendio e versamenti volontari. E la Fondazione Onaosi trasforma quelle risorse in servizi erogati l'anno scorso a 3.518 assistiti. E siamo a Perugia, parliamo della conferenza stampa organizzata dal Comune e dalla società SIPA per presentare nuove soluzioni informatiche al fine di dare notizie in tempo reale sulla disponibilità di parcheggi in città. I particolari da Valentina Baldoni: una nuova app per sapere in tempo reale se c'è un parcheggio libero nel centro storico che in futuro servirà anche per pagare la sosta. Si chiama Fast Parking ed è stata elaborata da SIPA con il Comune di Perugia. È stata presentata stamani in conferenza stampa a Palazzo dei Priori dall'assessore alla mobilità Cristiana Casaioli insieme all'ingegner Leonardo Naldini, dirigente dell'Ufficio Mobilità del Comune, che ci ha spiegato come funziona e a che cosa serve. È un nuovo strumento che noi diamo ai cittadini per una pluralità di obiettivi. Far capire ancora prima di raggiungere la sua destinazione se in quell'area è disponibile un'offerta di sosta in tempo reale, capire quindi dove uno può parcheggiare ancora prima di arrivarci e che poi utilizza diciamo, la stessa applicazione anche per guidare via navigatore lo stesso utente fino a raggiungere il posto desiderato. La stessa applicazione viene utilizzata anche per distribuire tutta una serie di informazioni all'utenza e quindi stiamo parlando del prezzo, del, della tariffa oraria, di eventuali agevolazioni che sono presenti in quel momento. È uno strumento che noi riteniamo possa semplificare radicalmente la vita degli automobilisti perugini. E grandi passi che stanno andando avanti anche con la tecnologia, che cosa c'è ancora da fare? C'è ancora da, eh, in primis, finire negli ultimi dettagli alcune operazioni che sono in questo momento in fase di realizzazione. Per esempio al parcheggio del mercato coperto, la tecnologia che permette il monitoraggio in tempo reale è proprio in installazione in questi giorni. Poi ci sono ulteriori passi che, anche questi, diciamo sempre destinati alla semplificazione della vita del, delle persone. Per esempio, l'installazione della tecnologia Telepass come elemento di ingresso e pagamento di alcuni parcheggi perugini. In particolare, mi riferisco a Piazza Partigiani, dove in questi giorni la stiamo installando, e più, ancora più diciamo, pesantemente a Pian di Massiano, quello è un parcheggio per i bus turistici. Il 99,9% dei bus turistici hanno il telepass a bordo, entrare col telepass significa anche semplificare enormemente la vita degli autisti di chi deve poi, perché non c'è bisogno di scendere, di fare il biglietto, eh, ma è tutto semplificato. E quindi noi riteniamo che anche in occasioni particolarmente delicate, per esempio come Euro, Euro Chocolate. La presenza di questo Telepass come ingresso semplifica enormemente e diciamo, abbassa le perdite di tempo di tutti i turisti che vengono qui a Perugia. Ancora a Perugia, nella sede di Palazzo Dolini, è stato conferito il titolo di ambasciatore dell'Umbria per meriti sportivi a un gruppo di giovani e a eh, carriere sportive che hanno reso illustre la nostra regione. Sono 19 i nuovi ambasciatori dell'Umbria per meriti sportivi premiati stamattina dalla regione a Perugia nel Salone d'Onore di Palazzo Donini alla presenza della Presidente Marini, del Vicepresidente con Delega allo Sport Fabio Paparelli, del Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza e del Presidente Comitato Italiano Paralimpico Umbria Gianluca Tassi. Oltre agli atleti tra i quali quattro diversamente abili e ai tecnici selezionati da un'apposita commissione, sono stati conferiti anche due premi speciali della Giunta regionale alle società sportive Sirvo, Lei e Ternana Fuzza Calcio a 5 femminile che si sono distinte per la vittoria nei rispettivi campionati di Serie A. Sono stati consegnati anche tre premi alla carriera al pugile Roberto Camarelle, a Francesco Ghirelli attualmente presidente della Lega Pro e a Mario Valentini commissario tecnico della Nazionale Paralimpica di Ciclismo. Di un riconoscimento per la loro carriera, ma è anche la richiesta di un impegno ad essere eh, dei testimonial che valorizzano l'Umbria, le nostre città, il nostro territorio. Lo fanno attraverso lo sport, che è un elemento di forte unità eh, e non di divisione, lo fanno anche con il legame con l'Umbria, non solo per essere di qui, ma perché magari nell'Umbria nelle società sportive dell'Umbria hanno fatto sport, perché sono nati in Umbria e sono diventati degli sportivi, degli atleti eccellenti, perché sono dei manager e dei dirigenti che hanno fatto crescere le società sportive di questa regione. Dalla box al tiro a volo, dall'equitazione alla scherma, dalla monta da lavoro tradizionale alla ginnastica artistica fino a motociclismo e canottaggio, discipline diverse tra loro all'interno delle quali gli atleti e le atlete si sono distinti non solo per i risultati sportivi raggiunti. Abbiamo scelto di premiare sia i loro risultati, ma qui ottengono ovviamente riconoscimenti più di settore, ma anche la modalità con la quale hanno sempre espresso il legame con la nostra regione e anche hanno trasmesso l'orgoglio non solo sportivo, ma anche l'orgoglio di appartenenza a questa Umbria. In occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, 8 marzo, il Centro regionale per le pari opportunità rinnova l'appuntamento con la rassegna cinematografica a proposito di donne, giunta all'undicesima edizione. Da domani fino al 2 aprile, tutti i martedì alle ore 21, al Cinema Zenit con ingresso gratuito saranno proposti film e incontri con registe, ospiti e testimonianze. Ad aprire il programma domani, martedì 5 marzo, ci sarà Corti di donne, l'unica rassegna in Italia interamente dedicata al cinema breve, al femminile. E ancora mostre, andiamo a Città di Castello con una mostra fotografica che racconta lei 45 in 280 scatti. È allestita nel quadrilato di Città di Castello e resterà aperta fino a domenica 17 marzo. Elena Ballarani. La E-45 raccontata in 280 scatti. C'è tutta la storia di un'arteria che ha cambiato economie e flussi del centro Italia e la cui importanza come ponte tra nord e sud è apparsa evidente a tutti con la chiusura del viadotto Puleto nella mostra E-45 La Grande Via, inaugurata all'interno dello spazio espositivo quadrilatero di Palazzo Bufalini fino a domenica 17 marzo. Le foto sono state realizzate dal centro fotografico Tifernate. I suoi corridoi sospesi nel vuoto, i tunnel nella roccia calcarea, la trincea che scava nelle pianure a ridosso della conurbazione tra Umberti e Pieve Santo Stefano, è un modo per vedere e scoprire questa via di comunicazione in una veste inedita. Da febbraio 2017 siamo partiti per questo viaggio nella E45 cercando di raccontarne fotograficamente i vari aspetti che la caratterizzavano. Una strada diciamo, percorsa tutti i giorni da gran parte dei cittadini della Vallata per spostarsi per motivi di lavoro, di studio, ma che in realtà raccoglie tanti aspetti che spesso per il tram tram quotidiano sfuggono un po' agli occhi di tutti. L'inaugurazione della mostra e il vernissage alla presenza delle autorità sono state un'occasione anche per fare il punto sul futuro della E45, un'incognita pesante non solo per l'Alto Tevere, ma per tutta l'Umbria a causa di una strada spaccata in due. Contiamo che la procedura dello stato di emergenza nazionale chiesto dalla nostra e dalle altre regioni coinvolte possa affiancarsi ad un'iniziativa forte del governo attraverso un apposito tavolo, ha detto l'assessore regionale alla Cultura Fernanda Cecchini. Quindi la E45 è la, la grande via che noi abbiamo. È grande risorsa, adesso grande problema, ci auguriamo che tutti mantengano gli impegni presi, quindi che il governo continui a mantenere nei piani pluriennali lo stanziamento per la completa riqualificazione, che il governo convochi i sindaci e insieme riesca a sveltire quelle che sono le procedure per poter riautorizzare la strada, come Regioni, eh, siamo eh, sul pezzo per far sì che appunto ci possa essere eh, questa possibilità di eh, sveltire eh, tutto quanto. In vista delle elezioni amministrative, il sindaco uscente di Perugia, Andrea Romizzi. Che guida la coalizione di centrodestra, ha proposto la sua lista che competerà alle prossime elezioni. Vediamo. La ricetta di Romizzi, sindaco uscente di Perugia? Poca, pochissima politica, tanta amministrazione che lui definisce con orgoglio buona. Davanti a una platea molto, molto folta. Al grazie ha presentato la sua lista, una lista fatta dei suoi assessori, della gente che eh, lo ha sostenuto in questi anni e niente partiti, eh, e in sala si vedeva che non c'erano. Che significa tutto questo? Che la sfida di Andrea Romizzi, l'uomo che ha eh, interrotto il dominio del centro-sinistra a Perugia durato decenni è evidentemente tutta centrata sulle cose, sui fatti. Ne ha elencati tanti, sfidando anche la concomitanza di Napoli-Juventus. Ha avuto ragione lui, adesso lo vedremo quando gli elettori decideranno di esprimersi. Certo, lui ha messo eh, l'accento su dei fatti concreti. Piccoli, piccoli passi, anzi piccolissimi passi, dice qualcuno, però indubbiamente passi in avanti. E questo significa per Perugia eh, l'inversione di una tendenza eh, durata sicuramente negli anni. Ora è stato sufficiente tutto questo? Lo dovranno decidere eh, gli elettori. I suoi sostenitori hanno rimarcato con molti applausi. Eh, che erano concordi sulla linea che aveva scelto il giovane eh, sindaco. Certamente si vedrà nei prossimi giorni, eh, in piena campagna elettorale, se i toni resteranno questi, resteranno bassi, e se saranno sufficienti per vincere la sfida con la sinistra del Revival, quella che vuole tornare alla grandeur degli anni passati. Forti Infissi, eccellenza italiana nei serramenti, produce finestre in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione, nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia. Finestre di altissima qualità, create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico, oggi con il 50% di incentivo fiscale. Vieni a vedere i prodotti forti infissi nello showroom di Perugia, presso Vantaggio Casa, in via Sandro Penna 39, e in quello di Foligno, presso Abita, in via Cesare Battisti 85. Subito il volley nella pagina sportiva di oggi con la striscia positiva della Sir che è continuata anche a Ravenna, battuta 3 0, una Consar particolarmente agguerrita in caccia di punti per cercare di raggiungere i playoff, come ci dice Elena Ballarani. Vittoria in 3 set per la Sir Safety Conad Perugia in trasferta al Pala De André contro un'ostica Ostica Consar Ravenna affamata di punti che combatte fortemente arginando le bordate dei Block Devils a suon di Muri. Saranno 9 al termine del match. I Block Devils spingono con Leon, best scorer di giornata con 20 punti ed MVP della partita con due ace e il 75% in attacco. In determinate situazioni di gioco è obbligatoriamente corretto che dobbiamo fare qualche cosa in più, soprattutto nel secondo set con la palla staccata da rete e nel secondo e nel terzo set nella gestione un po' delle situazioni di break point, di controattacco dove ne abbiamo sprecate troppe perché con le nostre attaccanti che abbiamo quando abbiamo l'opportunità di fare punto dobbiamo gestirla meglio. Oggi certe volte magari abbiamo gestito non benissimo la scelta, certe altre la scelta era perfetta. E abbiamo chiuso il colpo con gli attaccanti, quindi abbiamo sprecato delle buone opportunità. Noi dobbiamo essere consapevoli che in quella fase di gioco lì, a meno che la situazione non sia perfetta, abbiamo l'opportunità di giocare semplice ma molto efficace. Tutta la partita è stata molto intensa, eh, poi ovviamente il terzo set loro sono cresciuti, eh, hanno, hanno migliorato il loro gioco, ci hanno messo in difficoltà con la battuta. Eh, poi alla fine è arrivato sempre Leo che insomma ci mette la, il suo, la sua zampa pesante e ci, ci porta a successo. Quindi sono molto contento per, per il gruppo in particolare. Si torna subito al lavoro per l'anticipo dell'undicesima giornata che eh, i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi giocheranno tra le mura amiche al Pala Barton sabato prossimo 9 marzo con Fischio d'inizio alle 18. Abbiamo già vinto in Coppa Italia. Sappiamo più o meno come dobbiamo giocare contro di loro. C'è una bellissima squadra giovane che lotta fino alla fine. E dipende tutto da noi e dai nostri tifosi. Buone notizie anche dal calcio con la vittoria casalinga del Perugia che è tornata a sorridere al Curi contro la Salernitana battuta con risultato di 3-1. I gol di Falzerano, Verre e Sadic. Vediamo vince conquistando il Curi dopo tre sconfitte di fila, coreografia da brividi in curva nord. La squadra di Nesta aggredisce la Salernitana fino alle prime battute con sotto 4-3-1-2 con Verre alle spalle di Melchiorri e Sadic. C'è un super falserano a centrocampo che si aggiunge a Dragomir e a Carraro, che sembra già un veterano perfettamente inserito nei meccanismi di Nesta. Seconda partita da titolare per l'ex giocatore del Foggia. Il cross di Sadic, il controllo di Verre con il Perugia che inizia a creare qualcosa di importante nell'area della Salernitana. Qui ci prova Carraro al volo fuori di un soffio, poi non è coordinato Verre sullo tocco di Melchiori al centro dell'area, successivamente Sadic è colto in fuorigioco, la percussione di Verre al ventottesimo minuto sassata, imprendibile per Mikai, vantaggio della Perugia, la qualità dell'ex giocatore della Roma in prestito dalla Sapdoria tornato a fare la differenza, nono gol in campionato per Verre, qui si aggiunge quello di... Sadik, una vera e propria perla dell'attaccante di proprietà della Roma, destro imprendibile sulla verticalizzazione di Falzerano. Accorcia la Salernitana con Casasola alla fine del primo tempo. salernitana che prova a sperare nella rimonta, ma in campo il Perugia, detta la legge di una squadra che ha ritrovato gioco e soprattutto entusiasmo. In dieci uomini dopo l'espulsione per doppia munizioni e un paio di minuti combinata a Sadic, il gruppo di Nesta. Non perde la concentrazione e soprattutto l'intensità data alla gara. Qui Gyomber con un pallonetto di testa, si ora il 3-1, 3-1 che arriva più tardi con l'inserimento di Ann al posto di Melchiorri. Il Grifo in 10 uomini continua a guadagnare metri in avanti su palla inattiva chiude il match, il colpo di testa di Gyomber sul destro delizioso di Falserano e Ann chiude la partita, tapin vincente del nordcoreano sul colpo di testa dello Slovacco esulta la curva nord la sala di tranci prova soltanto con Jallov ma è tempo per festeggiare 3-1 e playoff riconquistati uh, oggi mi ha fatto una grande partita per me prima mezz'ora molto molto buona di qualità, di gioco dove noi abbiamo un po' direzionato uh, la partita dove volevamo e, dopodiché abbiamo, abbiamo trovato i gol sono andati 2-1 poi c'è stata l'espulsione dove comunque ci siamo ricompattati, abbiamo fatto una partita in 10 per me importante dove l'avversario non è stato tanto pericoloso perché per me abbiamo giocato di squadra, siamo stati forti nei duelli, nell'individuale, partita molto bella. Allora ci spieghi questa trasformazione di Sadik, giocatore completamente arinato nel giro di poco più di una settimana? Questa è la teoria che non sempre si deve bastonare. Se devi bastonare quando vedi che uno è perso, ma sennò a volte il giocatore va anche, te lo dico sempre, va anche coccolato, va rincuorato perché uno è un ragazzo. A volte abbiamo bisogno noi più grandi, un ragazzo di 20 anni, perciò sono contento per lui e spero che mantenga questa qualità, questo livello di calcio e di impegno. Siamo ora in Serie C con la Ternana che ha subito un'altra pesantissima battuta da resto questa volta a Liberati contro il Monza, battuta 1-0 dalla squadra lombarda. Ancora una sconfitta, una Ternana alla quale non ne va bene una, al di là anche dei propri meriti o dei meriti, Rossoverdi non ne imbroccano una. Anche sfortunati, ma colpevoli di incapacità di reazione non appena una partita si mette male. Insomma, sfortuna ma non solo. Anche nell'1-0 con cui il Monza ha vinto la partita Liberati. Alla prima la presidente di Stefano Bandecchi. Senza fortuna, primo tentativo Monzese, con un tiro di fossati che finisce alto. Comincia a farsi vedere la Ternana, c'è uno schema su calcio e punizione che poi porta un tentativo di cross ribattuto e un tiro cross di Bifulco che attraversa tutta l'area e si perde. Calcio d'angolo, palla in area, testa di Maridungo al lato, altro angolo, testa ancora di Maridungo per Gamelli, non ci arriva ad un soffio. Ternana pericolosa anche poco prima della mezz'ora quando Popega. Una palla buona ma un suo tiro finisce alto, così come alto, non di molto, finisce il tiro da distanza di Fazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si affacci il Monza con una palla giocata da Palazzi, il cui diagonale da sotterra è neutralizzato dagli Annarilli. Ripresa con la Ternana ancora meglio, ma il Monza comincia a venire fuori. Come quando De Rico entra in area, la sua conclusione trova la deviazione di Russo in angolo dalla bandierina. a Palla che arriva nelle parti di Lepore, il cui tiro poi è da dimenticare. Il Monza sfiora il gol per primo per colpa di una palla persa malamente da Alto Belli a centrocampo, con verticalizzazione che porta Palazzi a tu per tu con gli Annarilli. Fazio si immola ed è provvidenziale. Al decimo, però, il Monza passa. Punizione, solito dormite sui calci piazzati a parte la difesa rossoverde. E il rete di negro che si materializza di testa dal nulla: 1-0 Monza. La Ternana spegne la luce come troppe volte succede quando si trova in difficoltà. Il Monza contiene bene. Tentativo rosso verde con cross da sinistra, uscita di pugno di Guarna. Si fa pericolosa poi la squadra di Brocchi con un colpo di testa da calcio d'angolo controllato comunque da Giannarilli. A meno di 10 minuti della fine occasione per il raddoppio sul piede di Brighenti, con Giannarilli a metterci una pezza. In pieno recupero la Ternana va vicinissima al pareggio. Ci vuole un grande Guarna per andare a parare un tiro di Palumbo sul quale poi Paghera non arriva in tempo per il Tapin. E finisce ancora mestamente con la sconfitta della Ternana. Fa male perché eh, se dobbiamo parlare di calcio e quindi scendiamo bene le due cose dal risultato a, alla prestazione, fa male. Eh, eh, se io vi faccio vedere lo spogliatoio, ci sono più fogli che attaccapanni. Quindi c'è scritto tutto, 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 vi assicuro tutto. E per il Gubbio invece punto preziosissimo in trasferta a Rimini, è finito 1 a 1 l'incontro, vediamo il servizio. Io sono sempre arrabbiato quando vedo che le cose vanno in questo modo. Sono arrabbiato, sono molto. Eh? No, no, parliamo di calcio, non sono qui a giudicare l'arbitro. Beh, insomma, se vedete il rigore che ci hanno dato noi in casa, i, i, i rigori che ci danno a noi eh, quando vengono le squadre. Eh? Vi rendete conto che qualcuno può girare le scatole, ma non voglio parlare di robe che non mi competono, perché io non sono il giudico, io non sono qui a giudicare gli altri, sono qui a fare il mio lavoro. Però non sono né giapponese e non sono neanche parrucchiere, eh? sono 40 anni che faccio il calciatore e l'allenatore. Porca Madosca, più chiaro di queste, che, che, delle cose che vedo. Comunque partia, a par... parliamo, parliamo. parliamo di calcio. Noi veniamo da, due da una settimana dove le partite sono andate tutte nel, nel, nel modo sbagliato, nel senso che ogni piccolo episodio che ci ha condizionato ogni piccolo errore ci ha, messo, eh, ci ha fatto passare quasi per tutti i coglioni perché questa è una squadra che invece sta giocando molto bene da quando io sono qua eh, e le difficoltà le abbiamo gestite male perciò è normale che il nostro appoggio è stato vigoroso voglioso ma di fronte c'era un Rimini che è partito con lo stesso Beh, cosa e ha fatto anche un, un, una buona partita faccio i complimenti a Marco Martini che è un ragazzo che adoro e che stimo moltissimo eh, però piano piano poi siamo venuti fuori noi eh, perché ci sta, eh, il calcio è fatto così. E siamo in Serie D con la vittoria del Trestina per 1-0 sul Viareggio, pari beffa invece per il Cannara, raggiunto nel finale a Sinalunga, mentre il Bastia è stato sconfitto dalla capolista pianese, Nicola Agostini. Una vittoria e un pari il bilancio della trentesima giornata per le umbre di Serie D. La vittoria è di quelle pesanti porta la firma del Trestina che torna al successo dopo due mesi contro il Viareggio. A decidere la sfida è una rete di Staiano nel finale. Il blitz a San Giuliano Terme permette ai bianconeri di Cerbella di riportarsi a distanza di sicurezza dai playout, salendo a quota 41 in classifica, più 7 sul sest'ultimo posto quota 41 che vuol dire aggancio al Cannara beffato nel finale dalla Sinalunghese. La formazione di Farsi torna dalla trasferta toscana con un 1-1 che lascia molto amaro in bocca. I rossoblu passano infatti in vantaggio con Colarieti a metà ripresa, ma al 90esimo Palmieri assegna un rigore molto dubbio per un contatto fra Bolletta e Mencagli che Vasser trasforma per l'1-1 finale. Torna invece sconfitto il Bastia dalla trasferta di Pian Castagnaio. La Pianese si impone 3-0 con la doppietta di uno scatenato Lorenzo Benedetti e la rete di Buongiorno, un successo che consente alla formazione di Masi di portarsi da sola in testa al girone, mentre il Bastia si ritrova di nuovo in zona play out al sest'ultimo posto insieme allo Scandicci. Domenica prossima, turno di riposo, poi via al rush finale. In eccellenza l'arca vittoria del Foligno che ha battuto 4-1 la Piavese e si portano a più 5 sull'AMA fermato sull'1-1 dall'Orvietana. Il Foligno piazza l'allungo in vetta, i falchetti battono 4-1 la Piavese e si portano a più 5 sull'AMA, 7 giornate dalla fine del campionato d'eccellenza. Il tutto alla vigilia del ritorno degli ottavi di Coppa Nazionale che mercoledì vedranno scendere in campo i biancazzurri d'Armillei al Blasone dopo il successo per 2-1 dell'andata a Tolentino. Un'autorete di Canuti spiana la strada ai falchi che chiudono i conti con Filippo Fondi, Francioni e Peluso per il poker finale. Il Lama, però, nonostante le cinque lunghezze di distacco, non molla, riagguanta l'1-1 a Dorvieto dopo essere andato sotto dopo appena tre minuti per effetto della rete siglata da Missaglia. Il gol del pari per i bianconeri di Vicarelli porta la firma di Bernicchi con una punizione magistrale. Sale al terzo posto dopo l'undicesimo risultato utile di fila il San Sisto che supera 3-0 il Massa Martana con un rosso scatenato che firma una tripletta. Che sabato prossimo con diretta su Tef Channel dalle 14.45 sarà big match al Polchi Laurenzi tra Lama e San Sisto. In coda, vittorie pesantissime per l'Angelana che supera di misura il Sansepolcro con il rigore trasformato da Gabriele Fondi e del Ponte Valle Ceppi che spugna Spoleto con un 3-1 in rimonta firmato Urbanelli, Giambattista e Marri. Una vittoria che porta alle dimissioni del tecnico spoletino Alessandro Cavalli. Mezza salvezza in tasca per l'assisi Subasio che batte anche la Pontevecchio conquistando il decimo risultato utile di fila. E domenica prossima, per la formazione di Alessandria, sarà super sfida allo stadio degli Ulivi contro il Foligno capolista. Una notizia di volley femminile: la Bartolcini-Gerriere-Perugia cala il poker, convince la quarta partita consecutiva della pool promozione, battendo a Mondovilla LPM bam per 3 a 1. Perugia mantiene così la vetta della classifica, 30 a 6 punti, a 7 c'è Soverato. Domenica prossima, 10 marzo, la Bartocini Volley tornerà a giocare al Palabarton nell'attesissimo derby contro Orvieto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi.